Conoscere Dio è un'impresa ardua. Calcola che manco Giovanni Battista, il più grande fra i nati di donna, nonché cugino di Gesù, lo conosceva, eh? E lo confessa lui stesso per ben due volte nel Vangelo di Giovanni. Così come molti altri che già lo seguono. Ma perché non lo conosceva? Perché? Perché noi come Giovanni molto spesso abbiamo l'idea preconfezionata di Dio. Quello che è buono ma solo con alcuni, quello che ci deve sempre esaudire se no non ci vuole bene, quello che se sbagli ti fa espiare chissà quale pena, e cose di questo genere. Quindi, chi è Dio veramente? C'è Dio? Come lo ha conosciuto Giovanni? E se c'è, dov'è? Lui lo presenta come un agnellino. L'agnello di Dio. L'animale più mansueto che c'è. Un agnellino che toglie il peccato del mondo. E stiamo attenti quando traduciamo questa frase. Agnello di Dio. Tra l'altro ripetendola a tutte le messe. Che toglie il peccato del mondo. Perché il senso del verbo greco non è che lui toglie il peccato nel senso che lo elimina. Piuttosto lo toglie perché se lo carica su di sé. Quindi, in altre parole, Dio non spazza via il peccato, ma se lo prende proprio lui stesso. E che senso c'ha? Perché si deve prendere lui una colpa che spetta a te? Chi è disposto a fare una cosa simile? Chi ti ama veramente? Io ti amo veramente. E non a parole, ma con i fatti. Perché il Dio che ha conosciuto Giovanni Battista, che hanno conosciuto tutti i santi, che anche io nella mia povera storia ho conosciuto, è un Dio che viene a toglierti dall'immondizia nella quale ti trovi, che si sporca le mani e tocca il fondo con te pur di farti risalire a galla, anche a costo di perdere la vita per te, cosa che di fatto è successa. Per cui, come si conosce Dio? Dove si conosce Dio? Nel tuo peccato, quello che non vuoi guardare, perché mentre tu non lo vuoi guardare, lui se lo prende per te. Io ti amo veramente.